è diverso da un pinguino. Perché? Non è il becco e sul ghiaccio va malino. Si sa! Al pinguino non si ghiaccerà la faccia. Ma non saprà mai, no, non saprà mai, no, non saprà mai quanto fanno comodo due braccia. L'uomo è diverso da un tapiro. Cos'è? L'animale più sfigato che c'è in giro. Ha la proboscide il culo di un maiale. Siamo meglio noi, siamo meglio noi, siamo meglio noi, specialmente io non sono male. Un uomo è diverso da un lombrico. Non c'è bisogno neanche che lo dico. L'afrodito non necessita lombrica. Ma è un po' triste dai, è un po' triste dai, è un po' triste dai. Riprodursi soli senza pica. Stessa cacca, stessa riproduzione, stesso metabolismo, stessa digestione. Un uomo è nero, bianco, giallo, magro, grosso. Ma se lo apri, il sangue è sempre rosso. Se ci fai caso, il sangue è sempre rosso. Se ci fai caso. Verso da un marziano. Che ne sai? Con sei gambe, tre piselli e un'altra mano. Perché? Il marziano ci avrà pure l'astronave. Ma non mi piacerei, no. Non mi piacerei, no. Non mi piacerei, no. Con sei palle verdi e con le squame. Stessa costituzione, stessa cacca, stessa riproduzione, stesso metabolismo, stessa digestione. Un uomo è nero, bianco, giallo, magro, grosso. Ma se lo apri, il sangue è sempre rosso. Se ci fai caso, il sangue è sempre rosso. Se ci fai caso, il sangue è sempre rosso. Cinesi, non siamo nigeriani, non siamo somali, non siamo italiani, non siamo norvegesi, non siamo messicani, non siamo arabi, non siamo israeliani, siamo solo esseri umani, siamo solo esseri umani, non siamo spagnoli, non siamo tibetani, non siamo abruzzesi, mongoli o gitani, non siamo romanisti, non siamo anziani, non siamo artisti né meridionali. Siamo solo esseri umani, siamo solo esseri umani, siamo solo esseri umani, siamo solo. Scappato qua in mezzo alla campagna, la salute ci guadagna. Annuso i rosmarini, ascolto gli uccellini. Ah, che pace che c'è. Quanta tranquillità in mezzo alla campagna, arrostisco una castagna, giro vestito male, mangio solo naturale. Oh. E alle cinque c'è il tè, oggi osservo l'airone reale, domani faccio la foto al cinghiale.
mezzo alla campagna, riarrostisco una castagna, riannuso i rosmarini, riascolto gli uccellini, mi illumino d'immenso e vabbè sì, ma dopo che c'è e aria osservo l'airone reale e a rifaccio la foto al cinghiale e a riascolto il respiro del vento ogni giorno un po' meno contento perché una mattina Dio sta contemplando l'universo ed altre sue creazioni, sta meditando di fare dei ritocchi, ottimizzando così le prestazioni. Al camaleonte vuole addrizzare gli occhi, riprogetta la merda profumata, vuol far vivere più a lungo le farfalle e al canarino aggiungerà due grosse palle. Quando ecco che viene disturbato da una preghiera che sale su dal basso, toglie gli occhiali, mette giù il compasso e s'affaccia a vedere chi ha chiamato. Io fa un tizio vestito come un corvo, l'abito nero lungo e l'occhio torvo. Volevo dirle che per farle cosa grata a noi altri ci è venuta una pensata, e permetta che ora gliene parli. Gli umani nuovi, frutto di procreazione, appena nati tentiamo di affogarli per dimostrarle la nostra devozione. Non lo ascolti, grida un altro, non dia retta. Nero vestito pure luna con bombetta. Dio si chiede se il nero va di moda, mentre quello lo glorifica e lo loda, urlando ai bimbi non si innaffia il cranio, come fossero un giaggiolo d'un geranio. Per dimostrarle quanto la troviamo bello, ai nostri figli taglieremo un po' l'uccello. Ma arriva un altro, urlando come un pazzo, infedeli la testa ora vi cade, con la tua spada signore ora li ammazzo. Dio non ricorda di aver mai comprato spade, ma quello insiste, urlando al Padre Eterno, per onorarla ed evitar l'inferno, noi copriamo le donne fino agli occhi e lapidiamo il primo che le tocchi. Ma per io, fa Dio che sia uscita, forse per questo vi donai la vita, per vedermi omaggiare di follie che definisco qui patologie. Ammesso che io esisto e non è detto, ma vi sembro poi così cretino da pretendere che voi per mio diletto ai ragazzini tagliate il pistolino, o che accigliato la pretesa a campo che appena nati gli fate un bello shampoo, o che in ossequio alla mia grazia soave le ragazze le tenete sotto chiave.
Eppure nel progetto originale m'eravate venuti niente male, con braccia, gambe, un bel cervello sano, calibrato per portarvi assai lontano. Invece siete in paranoia dura, intronati di colpa e di paura, e con la scusa che al mio verbo vi rifate, andate in giro a inventare sceneggiate. Gridano, manda un diluvio e siamo tutti morti, con tuoni, fulmini e terribili saette, mandaci addosso tante cavallette. Ma questo è masochismo e perversione, esclama Dio cacciando un sospirone. Ma ho un rimedio per voi uomini tristi, farò un miliardo di psicanalisti. È tornato il Padre Eterno ai suoi lavori, al carciofo sta aggiungendo dei colori, al macaco allargherà le spalle e al canarino ritoglierà le palle. Ma una voce di nuovo lo distoglie, pensa, chi rompe, non ho neanche una moglie. È un analista, insieme ad altri 100, che gli annunciano che è stato un fallimento. Non desistono, non sentono ragione, si trincerano nella devozione. Finché c'è lei non c'è verso, non si sfugge. Ho capito, dice Dio, e si autodistrugge. Sono un ragazzo timido, mi hanno represso la libido, ho le mani sudate e le guance accaldate, pappa al vento anche un po', pappa al vento anche un po', se 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 se, anche voi siete timidi, col cuore pieno un po' scarsino, forse un babbo troppo forte o le gambe troppo corte, o la mamma possessiva o la mente un po' coltiva, o le orecchie da elefante, forse l'alito pesante, molte le motivazioni per sembrare dei coglioni, una sola la certezza, questa tozza timide. Noi poveri
puoi prendere anche in tram. Ogni volta che viaggio in aeroplano ci penso intensamente, anche se poi faccio finta di niente. Un pensiero mi balena nella mente, lo reprimo prima ancora che nasca, ma il pensiero mi afferra, mi scuote, mi strizza, mi punge, mi grida imperioso. Se casca, e anche se ho dei dubbi sulla dimostrabilità teoretica dell'esistenza del grande artefice del mondo, nonostante le recenti convergenze fra scienza e fede, mi ritrovo a pregare così. Oh Signore, non farmi morire accanto a uno stronzo, con tanta gente che poteva capitarmi in sorte. No, no, non sarebbe davvero una gran morte. Con tanti amici nelle cui braccia potevo andare a spirare. Non farmi questo scherzo, questo lazzo, di mescolarmi a una testa di cazzo, di mescolarmi a una testa di cazzo, di mescolarmi a una testa di cazzo. A te Paolo. Perché nella vita ci sono dei momenti in cui conta avere accanto gente giusta, gente che ti assomiglia e ti capisce. Quando nasci o per esempio quando scopri, ma soprattutto quando la trista mietitora ha deciso che è venuta la tua ora e si presenta esclamando con voce sonora: andiamo va! E allora sarebbe assai mortificante trovarsi accanto disfatto e tremante, paonazzo con lo sfintere che gli cede, che ne so, mettiamo Emilio Coso lì afferrare per la mano mentre picchia verticale l'aeroplano da uno che piange nonostante i suoi milioni, che se lo guardi bene è Bruscoloni. No, ma che Bruscoloni? Ma no, ma leggi bene, allora scrivi meglio. Ma che scrivi bene? Senti meglio. Signore, non farmi morire accanto a uno stronzo, con tanta gente che poteva capitarmi in sorte. No, no, non sarebbe davvero una gran morte. Con tanti amici nelle cui braccia potevo andare a spirare. Non farmi questo scherzo, questo lazzo, di mescolarmi a una testa di cazzo, di mescolarmi a una testa di cazzo, di mescolarmi a una testa di cazzo. Thank you.
all'improvviso, dall'alto dei cieli, un raggio di luce e una voce echeggiò. E cambia posto, no? Batman! Corre, corre il trenino in mezzo alla pianura. Questa carrozza fosa, madonna che calura. A destra un prete dorme alle ascelle sudate. Ma davanti che spettacolo, due cosce accavallate. Aggiungi due tettone da vincere la coppa. In più una bocca rossa e l'istinto già galoppa. Faccio l'indifferente e controllo le fermate. E se non vado errato, questa lancia delle occhiate. Vado a sapere, vado a sapere. Sale fra il mio stile da gentleman ed il mio io maiale. La gonna è troppo corta e lei si dà il rossetto. Deciso, al prossimo scossone le faccio ginocchietto. Arriva lo scossone però non faccio niente. Non sono intraprendente. Sono le 5:20, arriviamo per le 6. Le tocco sto ginocchio. No, me l'ha toccato lei. Falla sapere, falla sapere. Se l'ha fatto per me, se l'ha fatto per me. Non è detto che, non è detto che. Che ha portato che sei carina, mi pare una stronzata. Invento qualcos'altro, ma purtroppo lei è arrivata. La fisso come un cane, ma lei manco mi vede. Si alza per andare e mi urta col piede. Tipo sfigliato con personalità, bel fisicaccio, magro ma robusto, e le donne gliela davano di gusto. Ma si convinse che tutto ciò era male, che la sua vita era un po' superficiale. Salutò le sue amiche prontamente e si affidò ad un guru della mente. Ho rivisto questo amico tempo fa, niente più donne né vitalità. Mi parlò della psiche tutto assorto, gli dissi addio che tanto ormai era morto. C'era poi un altro amico di una volta, con una donna intelligente e molto colta, che a questo poveraccio amico mio ogni giorno gli analizzava l'io. Se lui per caso voleva andare al cesso, lei gli spiegava qual era il vero nesso, che seduto là dentro chiuso a chiave, lui regrediva alla fase prenatale. Chiaramente la cosa finì male, sull'istinto aggressivo irrazionale, lei gli fece un lungo selvaggino e lui la strangolò con un calzino. Troppa psicanalisi che gli fa male, troppa
simpatici, sono un po' invasati, tutti quanti super psicanalizzati, di un analista tutti innamorati, recitavano il verbo del santone a pranzo, a cena e pure a colazione, intossicati di psicoparolone, religiosi di una nuova religione, eppure io lo so, non sono scemi, vogliono solo risolvere i problemi, ma non è necessario, è manco bello, farsi fare il lavaggio del cervello. Appena svegli, noi uomini ci guardiamo negli specchi e quei volti riflessi sono volti già vecchi, con gli occhi rigonfi da feti, l'alito orrendo sganciando dei peti, inflacciditi dal poco moto, in mutande lì in piedi. A grattarci lo scroto. O quando le abbiamo detto una stronzata ignobile e ne siamo ben coscienti, però lei che ci chiede chiarimenti rispondiamo svicolando come anguille, sorreggendo gli argomenti con le spille e ben sapendo di esporci al dileggio, finiamo a sparare una stronzata peggio. Oh. Ma come fanno le donne a darci retta, a continuare a frequentarci assiduamente, accostandosi così teneramente a entità insufficienti come noi? Ma come fanno queste a starci accanto, a sussurrarci ti amo tanto tanto, a consegnare i loro corpi sani sani a noi che non curiamo l'igiene delle mani? Guardiamoci in faccia, tra uomini e uomini, se fossimo donne noi, a parte il gusto dell'autopalpazione, ci piacerebbe la frequentazione di uno che si dichiara per la pari condizione e ce lo dice con l'espressione scaltra mentre segue con gli occhi le chiappe di un'altra. Ma come fanno le donne a darci retta, a continuare a frequentarci assiduamente, accostandosi così teneramente a entità insufficienti come noi? Ma come fa l'altra metà del cielo a dedicarsi con scrupolo e con zelo a un vertebrato bioprogrammato male che sembra un uomo e invece è un animale?
mente, accostandoci così teneramente a entità insufficienti come voi. Ma chi t'ha detto che vi stiamo accanto, sussurrandovi ti amo tanto tanto, consegnando i nostri corpi sani sani a voi che non curate l'igiene delle mani. La legge 223 del 1991 legittima i licenziamenti attraverso la mobilità e la cassa integrazione a zero ore. Si è calcolato che alla fine del 1994 i disoccupati saranno più di 3 milioni e 600 mila. Il tasso di disoccupazione avrebbe così superato il precedente massimo raggiunto nell'88. Nuove figure sociali sono state toccate dalla disoccupazione. Tra gli iscritti alle liste di mobilità, gli individui oltre i 40 anni di età erano il 59,1% a ottobre 93. Questa forte incidenza dei meno giovani discende dalle scelte delle imprese, trattandosi di lavoratori non facilmente riqualificabili.
bene arrivato al mondo, figlio mio. Che cosa posso dirti? Sono ancora così figlio pure io. Non voglio dirti che somigli a me, sarebbe forse un colpo troppo duro. C'è un'altra cosa però che noto in te. Il culo, non in senso fisico però, per quello è un culo medio da neonato, due chiappette grinzosette anziché no, io intendevo in senso figurato. Se solo nascevi un po' più giù, sei pasti al giorno non ce li avevi più. Laggiù da quelle parti il giovane lattante comincia appena nato la cura dimagrante. Laggiù per altri figli che hanno avuto meno culo, fare il neonato è un mestiere molto duro. Ma ti dirò, non c'entra neanche il culo, se chi nasce laggiù dorme sul duro e chi nasce quassù tranquillo e asciutto, così va il mondo, il più ricco piglia tutto. Ora che vuoi dirmi con quei tuoi begli occhioni che è un po' troppo presto per romperti i coglioni, ma se no che padre sono se non ti do consigli, ricorda sempre che sei figlio tra figli.